Buongiorno a tutti, ci siamo già presentati prima, mi ripresento da capo. Io sono Michelangelo Berti e in parte che coordino l'attività marketing. Intanto vi ringrazio, vedere una sala così piena dopo tanti anni che facciamo questi eventi è una bella soddisfazione. Tra l'altro tra di voi vedo delle facce conosciute e ringrazio per essere venuti, ma vedo tante facce nuove, con età anche diverse. Quindi questo significa che abbiamo, nonostante tutto, ancora la capacità di attirare un pubblico sempre nuovo. In questa sessione io e Marco vi traghetteremo verso il pranzo. Se ritarderemo e avrete fame è colpa di Marco, ovviamente. Però vi parleremo delle nuove architetture a microservizi, i container e come MySQL si rapporta a queste nuove architetture. Perché abbiamo scelto questo argomento? Perché è sicuramente un tema caldo ed è una delle domande che ci viene fatta molto spesso. Si parla sempre di group replication, di alta affidabilità e si parla tantissimo del discorso containerizzazione, cloud e quant'altro. Quindi ci sembrava giusto fare una panoramica che aiutasse chiunque a capire un po' meglio quello scenario. Prima di andare avanti e di entrare nel vivo della presentazione, vi rubo 2 minuti per presentarvi l'azienda che rappresento. Partech è un system integrator con sede a Roma e Milano. Siamo un'azienda sul mercato da quasi 20 anni, siamo composti da circa 200 persone. La nostra offerta include prodotti, soluzioni e servizi in diversi ambiti. Questi 4 sono, diciamo, le macro categorie che li rappresentano. L'infrastruttura IT, il cloud, i database fanno parte del primo esagono. Le soluzioni verticali per il mercato finanziario sono un'altra caratteristica che da sempre ci accompagna principalmente sul mercato milanese. L'ultima arrivata, l'educational, è quella alla quale io tengo tantissimo perché è una delle aree che ci ha consentito di acquisire una nuova fiducia da parte dei clienti, perché ci siamo resi conto che per consentire ai clienti anche di fare a volte un salto di qualità nell'adozione delle tecnologie era anche corretto formarli, trasferire informazioni. Quindi siamo molto legati a questo approccio, a questo approccio divulgativo, se così si può dire. Il nostro rapporto con Oracle è iniziato circa 10 anni fa, ma in realtà ha delle origini molto lontane. L'attuale Business Unit di Roma è nata negli anni 90 come braccio armato di Sun Microsystems, operando principalmente nel mercato del telco italiano. All'epoca la nostra competenza era incentrata sul il mondo Solaris, Spark e così via. Col tempo ci siamo evoluti e da diversi anni siamo ormai Oracle Gold Partner. Siamo stati i primi in Italia con la specializzazione su MySQL 5. Ovviamente operiamo anche sul discorso Oracle DB, ci mancherebbe. Siamo anche abilitati alla rivendita e all'integrazione del MySQL Cloud Service, l'unico database as a service basato su MySQL Enterprise Edition. Quindi se siete pronti per affrontare questo argomento potete rivolgervi a noi anche per questo. Partech però non è soltanto infrastruttura, cloud, database. Come vi dicevo, siamo un'azienda di 200 persone, siamo molto variegati, sia come competenze che come anche cultura che si è andata a unire. Per raccontarvi queste esperienze abbiamo realizzato un breve video che può aiutarvi a capire un po' meglio chi siamo. Competenze e ci tengo sempre a dire che non sono buzzword. Per ognuna di queste voci che trovate qua c'è un gruppo di persone che ci lavora attivamente. Uno dei più recenti, ad esempio, è la nostra startup sul discorso blockchain. Abbiamo anche un team che sta lavorando attivamente sul discorso IoT e Industria 4.0. Quindi, come dicevo, abbiamo delle competenze storiche che portiamo avanti, ma c'è anche della roba del tutto nuova.
In questa slide ho riassunto una quota parte dei nostri clienti. Come potete vedere, siamo fortemente presenti sul mercato delle telco e sul mercato finance, ma operiamo anche nel settore pubblico e vantiamo delle importanti collaborazioni con i principali large system integrator italiani. Mi auguro che il vostro nome compaia su questa slide, se già non lo è. A questo punto passerei all'argomento del giorno. Chi di voi lavora nel mercato dell'IT da almeno una ventina d'anni? Per alzata di mano, velocemente. Non siete pochi, eh? Ognuno di noi in questi ultimi vent'anni ha assistito a una cosa, ha assistito ad almeno tre leggi logiche, così le chiamo io. La prima è iniziata prima del boom della net economy ed è finita teoricamente più di 10 anni fa. È un'epoca fatta caratterizzata dal processo di sviluppo a waterfall, con le sue classiche attività in sequenza, e all'epoca le applicazioni erano monolitiche. Fatemi un esempio di applicazione monolitica, un esempio banalissimo. Nessuno si lancia, Leonardo, neanche te. Qualunque applicazione desktop che usate è tipicamente un'applicazione monolitica, un'applicazione che non può essere facilmente distribuita, e non può essere, o perlomeno può essere facilmente distribuita, ma non può scalare, non può fare una serie di operazioni. Queste applicazioni tipicamente venivano rilasciate su dei server fisici che venivano ospitati dai nostri grandi data center o da quelli dei nostri clienti. Successivamente è stata l'epoca del processo di sviluppo agile. Sia chiaro, questa è un'epoca che molti stanno ancora vivendo, non è stata superata del tutto. Le date sono un po' tagliate con l'accetta, ma in realtà sul mercato italiano c'è tutto uno spostamento in avanti. Le applicazioni che andavano a sviluppare erano tipicamente multistrato, venivano o vengono tuttora deployate su dei server virtuali ospitati dalla nostra farm virtuale o da un public service provider. La nuova epoca, quella che molti non hanno ancora iniziato ad approcciare, è un'epoca caratterizzata dal processo di sviluppo e dal paradigma DevOps. Un paradigma che porta a una nuova collaborazione tra i team di sviluppo e di operations, va a sfumare in alcuni casi questi ruoli e porta con sé tutta una serie di riorganizzazioni del modo di lavorare e dell'azienda. Le applicazioni sono spesso rappresentate con questi esagoni, uno vicino all'altro. Sono i microservizi. Andremo dopo a vedere che cosa sono. Lo strumento tipico per deployare questi microservizi è il container, che viene ospitato o dal nostro platform as a service o molto spesso da un public cloud provider. Notate bene che in realtà quest'epoca di DevOps e microservizi si sta già evolvendo. Qualcuno sta già parlando del prossimo approccio di function as a service e così via. Quindi se ancora non l'avete approcciato, iniziate a guardarlo con attenzione, perché fra un po' ce ne sarà già uno nuovo. Non so voi, ma io quando ho composto questa slide e l'ho riguardata, mi è venuta voglia di tornare indietro di 20 anni e farmi fare gnamme, perché è veramente un delirio cambiare continuamente in questo modo. Concentriamoci per un attimo sulla architettura applicativa. Come abbiamo detto, le applicazioni monolitiche erano tipiche parecchi anni fa. Venivano sviluppate e distribuite come un'unica entità. Di fatto avevano dei grossi problemi in termini di scalabilità, perché potevano scalare soltanto orizzontalmente e spesso non era neanche possibile farlo. Con le applicazioni multistrato, caratterizzate dai tipici presentation layer, business layer e data layer, abbiamo un po' superato questo problema, perché i tre strati scalavano in maniera diversa e potevano essere mantenuti in maniera molto più semplice. Questo però ha portato con sé anche la necessità di andare a imparare nuove tecniche per fare ad esempio l'alta affidabilità. Leonardo ci raccontava il discorso di InnoDB Cluster con la Blueprint Replication, che semplifica tantissimo il lavoro, ma ci sono tante altre modalità che sono decisamente più complesse e a volte anche meno affidabili. Con i microservizi la situazione cambia drasticamente, perché praticamente ogni funzione di un'applicazione è potenzialmente un servizio e al suo interno potrebbe contenere una sua base dati molto molto piccola, appunto, di supporto a quel servizio. Su quanto questi microservizi debbano essere realmente micro se ne dibatte tanto in letteratura.
C'è chi parla di atomicità delle funzioni, c'è chi invece parla di del tempo che ci vuole per risvilupparla da zero. Qualcuno ipotizzava che un microservizio, affinché sia tale, debba poter essere risviluppato da zero in 2 settimane circa. Jeff Bezos, il CEO di Amazon, non l'ultimo degli scemi, diciamo, dice che secondo lui un team che deve sviluppare un microservizio deve poter essere sfamato con 2 pizze. Americane, si intende, perché io 2 pizze me le sparo da solo, quindi sono voi. E al suo interno dovrebbe avere tutte le competenze trasversali, quindi andando a modificare la classica parcellizzazione che c'è in tante enterprise. Chi si occupa di storage, chi della rete, chi della security, chi della grafica e così via. Questa roba deve essere superata. Quindi portano un cambiamento organizzativo non trascurabile. Questi microservizi come parlano tra di loro? Parlano tipicamente attraverso API, SOAP o RESTful indifferentemente. Vedendo questo approccio qua, più di una persona mi ha detto: non è nulla di nuovo, le service oriented architecture esistevano già da tempo. C'è una differenza sostanziale, che nelle SOA erano le n applicazioni a parlare tra di loro attraverso API. Qua abbiamo le singole funzioni all'interno di un'applicazione che parlano tra di loro come se fossero indipendenti. Questa roba, se la prima volta che la state vedendo, può risultare un po' astratta, lo comprendo. Proviamo a vedere un caso che ci aiuterà a capire meglio. Conoscete questa azienda? Netflix ormai da diversi anni è diventato un punto di riferimento nell'IT, per i servizi cloud e quant'altro. E direi che era nata come azienda che postalizzava dei DVD, era Blockbuster da remoto. Adesso è diventato un punto di riferimento. Quando nel 2008 il loro CTO annunciò che avrebbero abbandonato l'applicazione quasi monolitica che avevano nel proprio data center per passare a una nuova infrastruttura che non era ancora definita a microservizi su public cloud, venne preso per pazzo. Molta gente preannunciò che Netflix sarebbe fallita. Nel 2014, dopo circa 6 anni, Netflix presentò per la prima volta questa immagine. Questa rappresenta la galassia dei 700 e passa microservizi che consentono al nuovo Netflix di girare. Praticamente ogni volta che voi aprite l'applicazione viene richiamato un microservizio, ce n'è uno per ogni singola funzione: l'autenticazione, la lista dei miei preferiti, ciò che ho già visto, ciò che non ho visto. Prendo il file alla risoluzione più adatta. Questo ha consentito loro di espandersi successivamente in oltre 130 paesi e decuplicare il numero di abbonati e di utilizzatori. Questa cosa qua non è trascurabile, perché significa che sta roba funziona. Ci è voluto del tempo, ci sono voluti 6 anni, ma loro stavano in una situazione in cui non partivano from scratch. Avevano già degli utenti che dovevano soddisfare e dovevano ricreare tutto quanto. Come vi dicevo, tutto questo gira su oltre 700 microservizi e su public cloud, in quel caso specifico Amazon. Dal 2008 circa, Netflix non ha più avuto di servizi gravi. Se a casa vostra cercate di guardare Netflix e non ci riuscite, potete stare sicuri che dipende da voi o dal vostro provider di telefonia, non da Netflix. Ha raggiunto un grado di affidabilità mostruoso. E sono anche abbastanza gelosi, perché hanno rilasciato in open source tantissimi dei loro tool, tantissima della roba che hanno sviluppato, hanno pubblicato best practice, per quello vi dicevo, sono diventati un'azienda di riferimento nel campo dell'IT. Ovviamente passare a dei microservizi, abbiamo visto, ha richiesto del tempo, porta con sé tanti vantaggi, proviamo a vederli insieme. Il primo, fondamentale dal mio punto di vista, è che ogni microservizio può essere sviluppato indipendentemente, in parallelo da più team, con la tecnologia che preferiamo nel senso che sia la più adatta per quella funzione specifica, Python da una parte, Java dall'altra, quello che vi pare dall'altra parte. E consente anche di andare a testare cose nuove. Avete sempre sviluppato in un linguaggio, volete provare con un altro, è l'occasione giusta per farlo, perché questi microservizi devono essere indipendenti tra loro. L'altro aspetto positivo è che il fault di un singolo servizio tipicamente non comporta o non dovrebbe comportare il fault dell'intera applicazione.
sia chiaro, riprendendo l'esempio di Netflix, se vi sono andati giù o c'è un bug proprio sui microservizi che gestiscono l'autenticazione, non potrete accedere a tutto il resto. Però qua entrano anche delle logiche un pizzico diverse, cioè non possiamo pensare che i microservizi siano la pancia di tutti i mali. L'altro aspetto è che i microservizi possono essere rilasciati in momenti diversi. Possiamo avere anche un rate di bug fixing, di rilascio in produzione diverso per uno di questi. E possono scalare in maniera indipendente. Ad esempio, tornando al caso di Netflix, andare a scorrere la lista dei preferiti ne richiamerà una trentina. Quindi magari sono molto molto sotto stress, perché sono tanti utenti che scorrono cercando di capire cosa guardare questa sera. Mentre invece i microservizi che devono prelevare il file alla risoluzione giusta per la vostra connessione, per il vostro device, viene utilizzato una volta in quella sessione e poi per 2 ore vi guardate il film, quindi non lo usate più. Quindi capite che anche le logiche di disponibilità e scalabilità di questi oggetti è del tutto diversa. Un altro aspetto che, ribadisco, non è indipendente soltanto dai microservizi, ma i microservizi creano un contesto corretto finché questo si verifichi, è che il fatto che ci sia un bug su un singolo servizio, magari sul linguaggio che avete scelto o in generale su quella componente, non pregiudica o non dovrebbe pregiudicare la sicurezza di tutta l'applicazione. Quindi l'eventuale danno è limitato a ciò che c'è dentro quel microservizio e quello che può fare quel microservizio. Okay? Quindi se uno ha bucato il sistema di retrieve dei titoli, probabilmente non può andare nemmeno non arriverà nemmeno mai allo storage dei file. Quindi questo aumenta effettivamente la sicurezza dell'applicazione. Chiaramente ci sono dei punti di attenzione che non possiamo trascurare in alcun modo. Il primo è che, come vi dicevo, avendo tanti oggetti indipendenti che parlano tra loro, non possiamo mancare di visione d'insieme. Quindi abbiamo team più piccoli che hanno bisogno di linee guida per evitare che uno faccia il microservizio che parla in REST e l'altro SOAP, oppure usano logiche del tutto diverse tra loro che sono anche magari incompatibili. Quindi da questo punto di vista bisogna investire un po' sulla parte di project management e di architect che vada a monitorare il tutto. Un altro aspetto è che all'aumentare delle comunicazioni tra i vari servizi potrebbe aumentare l'overhead, potrebbe aumentare il delay delle comunicazioni. Quindi dobbiamo prestare ancora maggiore attenzione a altri aspetti infrastrutturali che a volte sono dati per scontati. Quindi la disponibilità della rete, la velocità, la sicurezza in generale del sistema. Una cosa importante è che se prima andavamo a monitorare i nostri 3 strati dell'applicazione, era abbastanza facile capire dove stava il problema. Avendo adesso una galassia di microservizi, immaginate quelli di Netflix, andare a capire come un fault di uno incide sugli altri in termini di performance, in termini di disponibilità del servizio, di affidabilità, è un delirio. È fondamentale iniziare a usare strumenti di un certo tipo. Noi abbiamo toccato con mano che adottando strumenti di Application Performance Management, si riesce a avere una visione chiara di come interagiscono tra loro questi servizi e si riesce ad andare a stanare, a volte anche prima che si verifichi il fault, eventuali problemi. Quindi prestate attenzione che sì, cambiate approccio, cambiate tecnologia, dovete anche dotarvi degli strumenti a supporto corretto. Altro aspetto riguarda la gestione dei database. I microservizi tipicamente sono stateless, lo vedremo successivamente anche con Marco. Stateless però non vuol dire dataless. Continuano a consumare e a produrre dati a più non posso. Quindi è importante prestare attenzione a come questi dati devono essere eventualmente memorizzati o lavorati sui database. Ci sono tanti approcci che si possono seguire, Marco ve li racconterà un po' meglio. State attenti perché anche qua bisogna cambiare logica. Come quando siamo passati dalla monolitica alla multistrato, abbiamo dovuto imparare nuove tecniche per fare ad esempio la CA, qua dobbiamo imparare nuove tecniche per gestire i dati senza fare pasticci. Abbiamo detto prima che l'habitat naturale dei microservizi è il container. Chi di voi ad oggi utilizza container all'interno delle proprie infrastrutture? Chi è che ci fa girare delle applicazioni? Alzata di mano. Non siete pochi, non tantissimi, ma neanche pochi. Se avessi fatto questa stessa domanda 4-5 anni fa, nessuno di voi avrebbe alzato la mano.
All'epoca le uniche persone che conoscevo che mi parlavano di container erano dei nerd da scantinato, fatemi dire, che li utilizzavano per gioco nei laboratori ed era impensabile pensare di adottarli in un ambiente di produzione. Era veramente una follia. Qual è il sistema di containerizzazione su Linux più famoso? Docker. Ad oggi tutti quanti lo conoscono. Ripeto, 5 anni fa era sconosciuto. Ha fatto un grande passo avanti. I Linux containers non sono Docker. Docker è un sistema di pacchettizzazione, un set di specifiche per definire come del software e le sue dipendenze devono essere pacchettizzate e distribuite ed eseguite, ovviamente. Non è l'unico. Ad oggi c'è anche Cryo che sta facendo passi da gigante, è molto più leggero e aumenta anche il livello di compatibilità con altre tipologie di container. Quindi iniziate a cercarlo su internet. Molti di voi già lo conoscono, vi ripeterò qualcosa che già conoscete. Questo è il tipico stack che trovate nelle infrastrutture virtualizzate. Si parte dall'infrastruttura, che può essere, possono essere i vostri server fisici, ma potrebbe essere anche un'infrastruttura sul provider. On top mettiamo l'hypervisor, VMware SXE, piuttosto che KVM, Microsoft Hyper-V, quello che volete. Gli stack colorati sono le macchine virtuali, che mantengono al loro interno un sistema operativo, le dipendenze del software, le librerie, i binari, quello che volete, e le vostre applicazioni. Ogni macchina è ben isolata dalle altre, indipendente, ma occupa RAM, occupa CPU, richiede il licensing, ha un costo vivo, e spesso è utilizzata al 10-20%, è sprecata. I container ci vengono parecchio incontro da questo punto di vista. Come vedete, la pila complessiva si accorcia. Abbiamo un sistema operativo o una piattaforma in grado di far girare i container grazie al Docker Engine. Esistono dei sistemi operativi con un footprint ridottissimo, quasi trascurabile, nati apposta per far girare i container e nient'altro. Un po' come il discorso dell'hypervisor, quando è nato. Lo stack colorato, come vedete, è piccolo piccolo. Abbiamo soltanto le dipendenze essenziali per far girare l'applicazione e l'applicazione stessa. Questo porta con sé diversi vantaggi e anche un cambio di mentalità. Vediamo cosa vuol dire. Intanto l'elevato livello di portabilità di questi container, di fatto voi li prendete e li portate as is da un ambiente all'altro, vi consente di superare quell'odiosissima frase tipica di chi ha lavorato in produzione, l'ha sempre sentita. Ah, gli sviluppatori dicono, nel mio computer funzionava. Se non funziona è colpa dell'ambiente di produzione. Poi saltano fuori i drammi. Rete non configurata correttamente, policy di sicurezza sbagliate, la versione software diversa. Io solo so come che funzionava quella roba, ok? Questo ha cambiato completamente le regole del gioco. Altro aspetto è che, come vi dicevo, aumentando drasticamente la densità di container che girano sul sistema, andiamo a ridurre tantissimo le esigenze in termini di hardware e i costi anche di licensing. Quindi abbiamo un sistema operativo che fa girare n container e andiamo a superare il container che userà la memoria di cui ha bisogno. Non avremo una macchina che per default deve usare 8 giga perché se no non parte. Non c'è più questo problema. Docker, ma in realtà i container in generale, per non parlare solo di Docker, sono estremamente semplici da gestire. Questo ha consentito anche a chi non aveva competenze sistemistiche, quindi spesso gli sviluppatori, di utilizzarlo con una certa leggerezza. Qualcuno dice che questo potrebbe essere un lato negativo perché quando una cosa è troppo facile da usare si ha la tendenza a non approfondirne la competenza e quindi a fare pasticci. Infine, come dicevo, rappresentano lo strumento ideale per l'adozione del paradigma DevOps. Perché? Perché riducendo le complessità del passaggio, della promozione dall'ambiente di sviluppo, staging, produzione e quant'altro, semplifica tutte le operazioni che porteranno poi a continuous integration, continuous delivery e così via. E consentiranno anche di sfumare leggermente i ruoli sviluppo e operation. Quindi anche la competenza che deve avere l'operation rispetto all'applicazione che deve deployare è molto diversa. Come al solito non è tutto oro poi che luccica. In ogni ricambio generazionale dal punto di vista tecnologico è fondamentale capire cosa fare e cosa non fare. Uno degli aspetti fondamentali è che Docker di base non includeva alcun sistema di gestione centralizzata, monitoraggio delle performance e quant'altro. Docker
era ed è un set di specifiche per impacchettare questo software e distribuirlo. Non è una piattaforma di virtualizzazione. Notate bene, quando si parla di Linux Container si parla di Light Virtualization, ma è per sempre cercare delle parole che siano comprensibili al pubblico, non necessariamente sono, rappresentano quello che è. Il solo Docker Engine non offriva, non prevedeva nemmeno delle funzionalità per la clusterizzazione, l'alta affidabilità, il bilanciamento delle risorse e così via. Vedremo poi insieme che ci sono degli strumenti che consentono di superare questa cosa qua. Sono passati 5 anni da quando è uscito e se è stato adottato universalmente il motivo ci sarà. Una cosa sulla quale io tengo a ribadire sempre, a battere continuamente, è che i container non sono virtual machine. Non lo sono per niente, il livello di isolamento tra uno e l'altro non è comparabile con le virtual machine. I container condividono lo stesso kernel del sistema operativo. Questi oggetti non sono fatti per avere snapshot, backup e quant'altro. Non è prevista, come vi dicevo, l'alta affidabilità. I container nascono per usare lo storage effimero, uno storage che tipicamente viene distrutto nel momento in cui il container viene spento. Da qui il concetto che i container devono essere stateless e qualcuno vorrebbe anche dateless, ma vediamo che non è fattibile. Anche qua c'è il discorso persistent storage che ci viene incontro per superare alcuni limiti, ma è fondamentale che capiate che questo non è un sistema alternativo di virtualizzazione, è un'altra roba. Infine, ad oggi, non tutte le applicazioni sono adatte a girare dentro i container, esattamente come 10 anni fa, non tutte le applicazioni erano adatte a girare sulle virtual machine. Vi ricordate quando si cercava di forzare un po' la mano e portare tutto su virtual machine e ci si rendeva conto che c'erano problemi di compatibilità, non veniva supportata dal vendor? Molto semplicemente in realtà occupava molto più risorse di prima, perché c'erano degli aspetti non trascurabili. In una parola, Docker non è VMware. Non fate questo errore, sono due robe diverse. Vi porterà grandi soddisfazioni se lo userete nel modo giusto. Come abbiamo visto, raccontato in questa maniera, passa un po' la voglia di usarli, perché sembrano estremamente complessi. Sembrano degli scatolotti che io porto da un ambiente all'altro e con un comando da shell li lancio. E finisce lì, un gioco da laboratorio. Cosa ci impediva di portarli in produzione? Svariati aspetti. Come vi dicevo, una gestione centralizzata. Di fatto i container erano solo dei processi all'interno del sistema operativo. Ok? Non c'erano strumenti per l'alta affidabilità, lo scheduling delle risorse, il monitoraggio delle performance, eccetera, eccetera. Era un bel problema. Nel corso del tempo sono nate una pletora di soluzioni per risolvere questo problema. Da una parte, il team di sviluppo di Docker rilasciò Swarm, che dalla versione 1.11, se non sbaglio, è diventato nativo, non è neanche più un oggetto a parte. Si può attivare la Swarm Mode in maniera molto semplice. Swarm che fa? Crea una sorta di cluster, di host, di Docker. Quindi si può in qualche modo iniziare ad applicare delle logiche di alta affidabilità tra più sistemi. Successivamente, nel 2015, Google ha rilasciato questo progetto open source chiamato Kubernetes, che di fatto consente di andare a gestire in maniera automatizzata e con una serie di logiche non solo aspetti, come dicevamo, dell'alta affidabilità, ma anche della promozione dei pacchetti da un ambiente all'altro. Consente di fare tutta una serie di cose che prima sembravano impensabili. Successivamente è arrivato un progetto guidato dalla comunità di Red Hat che si chiama OpenShift Origin, oggi si chiama OKDINSA, e praticamente ha unito la potenza del Kubernetes con una serie di altri tool che già esistevano nel panorama open source per andare a fare continuous integration, continuous delivery e così via. E in pratica ha creato lo strumento perfetto per andare a fare platform as a service. Quindi i vostri team di sviluppo rilasciano codice direttamente sui repository agganciati alla piattaforma, il software viene automaticamente testato, automaticamente poi da capire anche come avete sviluppato le cose, viene testato, viene impacchettato, viene containerizzato, storicizzato, versionato, promosso nei vari ambienti e così via, viene gestito il ciclo di vita del software. Quindi questo va a rendere molto più semplici le operazioni. Considerate che Netflix è passata da un rilascio di un nuovo, di una versione bug fixata, diciamo, al giorno, una settimana, non mi ricordo, comunque un ordine di grandezza importante, a centinaia di micro rilasci giornalieri. Ogni volta che notano qualcosa di strano, c'è un aggiornamento del software,
committano la versione aggiornata, questo viene testato integralmente e promosso negli ambienti di produzione e ridistribuito su tutto il loro public cloud. Quindi capite che cambia drasticamente non solo il ritmo con cui lavoriamo, ma anche il modo in cui lavoriamo. Non possiamo più pensare di usare organizzazioni parcellizzate nelle competenze o tool di supporto inadatti per fare questo tipo di cosa. Detto ciò, lascio che sia Marco a proseguire sul discorso MySQL per capire come utilizzare i database all'interno di questa architettura. Parliamo adesso di MySQL e microservizi. La domanda fondamentale qua è legata ai dati. Come parlavamo prima, l'abbiamo detto diverse volte, mi sta bene che il microservizio io possa modificarlo, deployarlo velocemente, possa modificarlo velocemente. Però questo si scontra con una realtà differente, cioè è vero tutta la flessibilità, ma i dati che sono la mia ricchezza devono essere garantiti, sono di diversa natura. Viene a dire potrebbero essere, in realtà se anche adesso sono uniformi, tenete presente che con l'evoluzione attuale delle applicazioni andrete sicuramente a dover gestire e integrare dati dei social networks, chat, SMS, log di diverse applicazioni, quindi sono anche eterogenei e li voglio mantenere perché l'informazione che gestisco, che colleziono adesso, voglio poterla misurare adesso, ma con gli nuovi strumenti, con i nuovi servizi che potrebbero nascere domani, voglio poterla continuare a rielaborare e rivedere. Quindi quelli devono essere persistenti, devono essere affidabili. Da una parte ho una parte del mondo veloce e rapido, dall'altro ho un mondo che tende a essere più statico, più lento ad adattarsi, almeno in teoria. Quindi la gestione dei dati diventa un po' una sfida in questi ambienti qua. È ragione per cui presenterò alcune soluzioni che vanno a rispondere alle esigenze di persistenza, di consistenza e quant'altro. Fatto salvo che siamo in un momento in cui si stanno ancora definendo i giochi, non abbiamo ancora la definizione completa, definitiva della soluzione. Ci sono scenari diversi, quindi i microservizi sono stateless, non sono dataless e di conseguenza a livello di database ho due approcci in questo momento. Uno è l'approccio multimodello. Ogni servizio ha il proprio database. Questo porta a dover pianificare bene le mie informazioni per poterle suddividere, così che il team che va a sviluppare il singolo ambito di servizio, di funzione legata ai suoi aspetti, gestisce in proprio i dati. Quindi ho una proliferazione di database, ognuno dei quali va a gestire il proprio database specifico, che sia SQL, che sia NoSQL. Qua non ho messo document store o quant'altro, potrebbe essere un key value, potrebbe essere un grafo, potrebbe essere un document store, potrebbe essere uno degli N.000 database. Se andate su DB Engine, che colleziona i database più famosi, l'ultima volta che l'ho guardato aveva 345 database diversi, 345 progetti di database differenti nel mondo. Praticamente ogni caso d'uso può avere un singolo database. Capite che in questo contesto la gestione operativa non è banale se ogni team si gestisce il proprio database in maniera autonoma. Ognuno decide per sé, ognuno fa per sé. Per contro, andiamo dall'altro estremo, posso avere un approccio poliglotta dove ho un solo database con molteplici interfacce SQL e NoSQL. Questo
Quindi vado a semplificare perché nel momento in cui un servizio ha bisogno di comunicare e accedere ai dati non passa attraverso gli altri microservizi, ma in qualche modo può già vedere le informazioni. Questo mi semplifica la vita, soprattutto in una fase di migrazione da un ambiente legacy a un ambiente di microservizi. Inoltre mi permette di normalizzare il dato informativo, semplifica anche la pianificazione, pur fornendo a diversi servizi diverse interfacce in modo tale che a seconda di quello di cui ha bisogno l'applicazione vado a gestire l'informazione nel modo più corretto. Lasciatemi dire che questo è quello che viene scritto sui testi, viene sulla documentazione, sulla letteratura. È chiaro che in un approccio più sensato, ok, andrò a avere una via di mezzo tra questi ambienti, in modo tale che semplifico quella che è la comunicazione e il coordinamento tra i vari servizi. Ma nello stesso tempo più database, non un unico monolitico, che mi permetta di garantire l'indipendenza. Quindi una suddivisione funzionale ragionata. Quello che ha ripetuto n.000 volte Michelangelo, si richiede che devo pensare alla nuova architettura perché è un'impostazione differente. Non posso ragionarla come era monolitica, non posso ragionarla come era multitier. Devo analizzare, capire il dato informativo che gestisco, devo capire le informazioni e in funzione di quello andare a scegliere il partizionamento, perché qua la parte critica è come partiziono i dati. E in questa domanda viene da chiedersi: io dove lo posiziono MySQL? Qui cosa? Siamo all'evento MySQL Day, dove lo butto? Ora, MySQL, anzitutto, partiamo dal basso, può girare dentro i container. La cosa carina è che i container sono ambienti che per loro definizione sono molto leggeri, molto immediati. MySQL è un servizio leggero, immediato, che mi consente di essere containerizzato in maniera facile, veloce. Posso addirittura farmelo io, ma ho a disposizione numerose distribuzioni di container già pronte. Quindi che io vada a gestire i container tramite hub di Docker nativo, che io vada a cercare la versione enterprise di MySQL, lo forniamo sul Docker Store, lo forniamo sull'ambiente di supporto di Oracle. Io so che ho un database che posso gestire sia in ambito fisico sia in ambito containerizzato, con la prospettiva che se comincio in maniera community, perché voglio fare test, prove, io con un comando mi scarico la community. Poiché Stateless è perfettamente compatibile con la versione tra Enterprise e la Community, io elimino il container Community, lancio il container Enterprise e ho le stesse funzionalità di base. Quindi ho una prospettiva di crescita, di aggiornamento, di adattamento di quelle che sono le mie esigenze, realizzata, supportata e gestita sia che sia in un ambito community o di test, sia in un ambito enterprise supportato e gestito con tutte le funzionalità. Detto questo, posso quindi avere diverse pluralità di ottenimento del nostro ambiente di MySQL, e per fare un esempio di deploy di MySQL con Docker posso far vedere come mi posso collegare a un registry container. In questo caso vi ho portato come esempio il container registry di Oracle per scaricare la versione enterprise. Nulla vieta che usate il default
già previsto in Docker e date semplicemente un comando di docker pull e la versione di MySQL. Nel nostro caso, siccome volevo avere la versione Enterprise, mi sono collegato a Container Registry, ho fatto un pull di MySQL Server 8.0, me lo scarica e ce l'ho già pronto. E ripeto, compatibile con la versione 8.0 al 100% community. Una volta che ho questa operazione, che ho scaricato, posso eseguirlo. Una nota importante riguardante il container è che i container, come diceva bene Michelangelo, nascono con uno storage di tipo effimero. Lo spengo, lo riaccendo, perdo tutto. È nato per essere sostituibile velocemente, essere stateless. Ecco che quindi nel mondo dei database posso andare a specificare dei path sullo storage persistente. Questa è una modalità, poi ce ne sono anche altre, ovviamente qua vado a fare un esempio, dove vado a mettere il file di configurazione e i miei file di dati in una posizione persistente, in modo tale che se io avevo in esecuzione un container community, lo spengo, lo riaccendo Enterprise, sono gli stessi dati, non devo fare niente, ho migrato da community Enterprise, lo spengo Enterprise, lo riaccendo community, non ho fatto nient'altro. Non solo, ho un crash sull'host dove sta girando il worker, dove sta girando il mio container, lo riaccendo da un'altra parte. Se il path è condiviso, posso gestire un meccanismo di alta disponibilità a livello di container molto semplice, laddove lo posso gestire in maniera molto facilitata attraverso gli strumenti quali Swarm, Kubernetes, eccetera, 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 che già mi forniscono interfacce di questo tipo. Una volta che ho questa operazione, ho completato questa operazione, vado a lavorare con il mio database come tale. Quindi, per esempio, vado a collegarmi al mio container che è in esecuzione con la mia immagine, recupero i log, recupero la password, mi collego e utilizzando i comandi di Docker vado a eseguire il mio comando di MySQL che si collega a meno root, meno p, eccetera. Quindi, da un punto di vista iniziale, di primo mattoncino all'interno dei microservizi, ho la possibilità di scegliere se usare un ambiente fisico, perché per motivi di performance e vado a gestire, dover spremere ogni singolo bit dell'hardware. Ricordiamoci che ci sono diversi casi d'uso. Ho clienti che hanno necessità di gestire centinaia di migliaia di transazioni al secondo e qui quindi si fidano meno di ambienti containerizzati che hanno multistrati di accesso all'hardware, che sia lo storage piuttosto che la RAM e altre cose. Per contro, non tutti i servizi hanno queste esigenze, non tutte le applicazioni hanno questi estremi. Quindi ho l'ambito fisico, voglio andare su un ambito container, lo posso fare in maniera tranquilla, trasparente. Secondo passettino, ho un'integrazione con diversi ambienti. Poiché ho l'ambiente, il formato Docker standardizzato, posso usarlo praticamente con tutti gli ambienti. Che io utilizzi Swarm, Kubernetes, OpenShift, Rancher, è un Docker, ok? Dopodiché lo eseguite, lo gestite, lo amministrate, lo orchestrate con lo strumento che volete voi. In particolare abbiamo rilasciato in versione open source, in questo momento ancora in alfa, un MySQL operator for Kubernetes sviluppato da noi e permette di estendere Kubernetes con delle librerie che generano in automatico, creano in automatico dei cluster in un DB cluster. Qual è la differenza? Perché questa è una domanda che mi viene fatta spesso quando parlo di queste cose.
Ma se io ho il mio ambiente Kubernetes, che se muore un pod, muore un servizio MySQL, in automatico mi accende il secondo, puntando sullo storage persistente. Perché devo aver bisogno di un DB cluster? La mia risposta, ovviamente, è quello è un sistema attivo-passivo. Per quanto sia semplice e leggero la riaccensione di un pod, tenete presente che un database ha dei controlli di consistenza da fare quando parte. Non è immediato dire ho un crash in maniera imprevedibile, è andato giù il pod, non so per quale motivo, a priori, mi riparte, farà i controlli di consistenza e poi ce l'ho di nuovo disponibile. Quanto è il mio RTO? Quanto è il mio RPO? Quanto è il mio SLA definito? Se io devo avere un servizio 24x7 sempre attivo, ho bisogno di un sistema che abbia diversi pod attivi, in modo tale che se uno muore non perdo il tempo ad aspettare che riparta aspettando la check di consistenza, va direttamente su un altro pod funzionante. Ecco che quindi uno strumento di questo tipo serve per gestire in maniera automatica la creazione e la generazione di cluster con il DB cluster all'interno di un local store. Ricordatevi, non esiste la soluzione di alta disponibilità. Questo strumento gestisce anche i backup in ambito di DB cluster, eccetera, eccetera. Primo mattoncino, la containerizzazione. Secondo mattoncino, mi integro con gli ambienti tipo Kubernetes. Terzo mattoncino, che secondo me è la parte più importante in un discorso di microservizi, è il fatto che io ho un database leggero e multimodale. Dirò di più, a differenza di un database che richiede connessioni di tipo diverso, se ricordate la presentazione che ho fatto stamattina, quando lo sviluppatore deve lavorare con un database MySQL, a prescindere dall'approccio poliglotta, multimodale, fisico, dockerizzato o quant'altro, ha bisogno di un ambiente flessibile dove posso partire in maniera immediata a lavorare con un sistema anche schemaless. Ho bisogno di un ambiente dove, senza bisogno di riaprire la connessione, faccio il mix di quello che mi serve al momento, modificandolo velocemente. L'approccio Document Store che vi ho presentato oggi, in termini di flessibilità, adattabilità, svincolarmi dalle scelte iniziali che devono essere per forza di un tipo o di un altro, migrazione da un modello all'altro, è quello. Con in più un momento storico adesso dove non avete tutto i microservizi, non avete tutto legacy. Quindi è un database dove potete inizialmente partire con il vostro database legacy, le applicazioni che erano prima funzionanti come SQL continuano a funzionare come SQL, cominciate a sviluppare l'applicazione microservizi, dopodiché decidete in base all'evoluzione di scorporare le informazioni all'interno di suddivisioni di dati, piuttosto che decidere di, in funzione delle analisi che avete fatto, lasciarli lì all'interno e migrare in maniera più dolce da un ambiente legacy a un ambiente microservizi, senza essere obbligati a scegliere tutto da una parte, tutto dall'altra. Quindi la posizione di MySQL a livello di ambito di microservizi, a differenza di altri approcci, di altri database, è assolutamente sì, è all'interno dei container, è già pronto per poter utilizzare un qualsiasi approccio, che sia legacy, che sia nuovo document base, che sia che abbia bisogno delle SQL o no, che sia svincolato, ha la possibilità di avere un prodotto semplice da utilizzare, leggerissimo da installare,
perché è piccolino. Addirittura nell'ultima versione 8.0.16 abbiamo cominciato a distribuire una versione di MySQL 8 che, se ricordo bene, è su 47 mega di installato, ok? Si chiama Minimal, tanto per darvi un'idea di quanto è piccolo, tolto i debug, tolto gli string, poi ha diverse considerazioni da fare, però è talmente leggera da richiedere veramente pochissimo spazio, semplice da amministrare, perché onestamente MySQL, poi tuning è un'altra cosa, ma di per sé accenderlo, farlo funzionare, direi che confrontato a tanti altri database è tranquillo, e con strumenti che già partono a essere integrati sia con gli strumenti utilizzati sia con strumenti di rapid prototyping e di integrazione e di DevOps, integrazione tra l'ambiente di sviluppo e l'ambiente di amministrazione. In più, con la possibilità di dire: parto con un prodotto community che non mi costa, lo faccio subito, se un domani, se non abbiamo mai forzato nessuno, proprio il nostro modello, i clienti qua presenti credo possano confermarlo, non forziamo nessuno. Se hai bisogno del supporto, hai bisogno degli strumenti, benissimo. Se non ne hai bisogno, vuoi stare con la community, non vergognarti di dirmelo, siamo contenti. Però sappi che non hai vincolo di crescita. Parti adesso, ti piace, è critica quell'applicazione? Mettigli il supporto. Un'altra parte non è critica? Va bene, tienila con la community. Il licensing in ambiente virtualizzato, in ambiente dockerizzato, come si comporta però? Perché è facile dire, non supporti, già pronto come container, già pronto. E poi? Allora, domanda, MySQL è supportato in VMware, Docker, Microsoft, Hyper-V e altre piattaforme di virtualizzazione? Ho tradotto dall'inglese, paro paro, quello che c'è contenuto sia nel manuale che nel DocID presente sul supporto. È tradotto in italiano paro paro. Risposta sì. MySQL è venduto come però, diceva Andra stamattina, è venduto per server fisico. Quindi, fine, supponendo di suddividere i tre server da 1 a 4 socket o 5 più. Domanda, quanti di voi usano server con più di 5 socket? Avete mai, quanti di voi hanno visto server con 5 socket o più? In realtà da 5 o 6 di solito non andavano oltre. Quante mani che si sono alzate, ok? Ecco la ragione per cui quando farete delle domande ai commerciali vi ritroverete che vi fanno una quotazione unica, tante volte non vi chiedono neanche il modello, un prezzo unico è finito lì. Quindi non c'è un prezzo per le feature, è tutto compreso, la sottoscrizione annuale, prezzo fisso, e le istanze in un server fisico sono tutte coperte. Vuol dire che, facciamo un esempio, ho un server con un ambiente a container dove potrei avere numerose istanze di MySQL, perché ho tanti microservizi che danno bisogno di tante istanze di database. Mi piacciono le cifre tonde per semplificare le moltiplicazioni. Ho 5 nodi fisici, ok, e sui quali faccio girare produzione e preproduzione. Quanto mi costa licenziarlo? Io faccio semplicemente la moltiplica del costo del server per il numero di server, 20k, ordine di grandezza. Fine. Che io ci faccia girare 20 container o 5 container, o se è grande abbastanza, notate non ho specificato il core, o ci faccia girare 40, 100 container, 20k sono tutti supportati, backupabili, monitorabili con il monitor in modo tale che mi tiene sotto controllo tutta la situazione, eccetera eccetera. Capite che l'approccio di MySQL non è i microservizi, MySQL deve girare i microservizi o non può girare, MySQL è pronto per farvi passare dalle applicazioni legacy
al nuovo mondo microservizio. È già pronto. Potete farlo subito, pianificarlo. Di sicuro il mondo microservizi è un qualcosa con cui dovrete avere a che fare da qui ai prossimi anni. Io e Marco vi ringraziamo per l'attenzione. È stato un piacere. Buon pranzo.